A volte accade che qualcuno ti chiama, Enzo, sarebbe Enzo Farace, ti chiama e ti coinvolge in un progetto. A volte accade pure che lo guardi un po' perplesso, magari dici, ma chi sta proprio mo va a venire con questa cosa, non mi devo leggere un altro libro, devo andare. A volte accade che lo ringrazi per averti coinvolto in questa iniziativa. Perché inizio con dire questo, ho pianto. Non ho vergogna di dirlo perché non bisogna avere vergogna delle lacrime. Ho pianto con questo libro. Ma poi vabbè, Elena Giordano, l'autrice, Elena, poi ti dirò perché può darsi pure che ho pianto. Se è un fatto positivo o negativo, poi te lo svelo dopo. Intanto diamo la parola per il buonasera a Enzo Farace, presidente dell'associazione Fare Comune, per aver organizzato questa serata e soprattutto per portare avanti questo tema. Dicevo, a volte accade che ti arriva una telefonata da Mina Welby, quale dice, nelle vari scambi che noi facciamo, dice, io ho fatto una postazione a un libro di una bravissima ragazza e te lo consiglio se hai tempo. Chiaramente mi sono attivato, ho chiamato, ho visto chi era l'editore. Ed erano dei ragazzi della provincia di Cosenza, precisamente di Cleto. Ho chiamato Marco, tanto è vero che io sul mio cellulare, caro Marco, c'ho Marco Marchese Radicale, giusto per capire così. E ci siamo sentiti 4-5 mesi fa, in cui ho detto, guarda, io ho avuto questo invito a leggere questo libro che tu hai pubblicato e credo che ci può essere anche l'occasione per presentarlo a Mercato San Severino. Dico questo perché Mina, che è già stata nostra ospite, ed è stata ospite, diciamo, del quinquennio di Antonio Somma, del nostro sindaco. La prima volta che tu sei venuta, cara Mina, c'era già Antonio Somma. Io sapendo, senza neanche parlare con il sindaco e neanche parlare con l'assessore Cavaliere, con Fabio Annuno, con gli altri consiglieri, soprattutto con il sindaco, devo dire, sapendo la sua sensibilità e la sua disponibilità, mi sono fatto carico di organizzare. Dopo aver chiamato Marco, avevo questa curiosità di sentire quantomeno la voce di Elena Giordano. E in questo poi mi sono permesso di scrivere una mia recensione che io ho trasmesso a lei, a Marco e a Mina Welby, non quelle recensioni di fatto, ma veramente perché dopo aver letto il libro, veramente mi sono sentito trasportato dentro con una sua leggerezza, ma nella sua complessità, e chiaramente è venuto in me il rafforzamento dell'idea che avevo pensato bene prima di sottoporlo ai vari amici Enzo Leone, Elio Ricciardi, Filomena Romano e tanti altri della nostra associazione di fare questa iniziativa. Nel contempo di questa organizzazione si è innestato il volontariato della raccolta delle firme e questo ha rafforzato ancora di più perché in virtù di questa disponibilità che noi facciamo di mutuo soccorso con i vari amici dell'associazione Fare Comune, che è un'associazione, non è
Caro Marco, lo dico a te, voglio dire, perché sei dentro anche le dinamiche sociali, politiche, culturali, nel senso lato del termine, della tua regione Calabria, che fra poco andrà in voto. È un'associazione che basa molto sul volontariato, non abbiamo sovrastrutture, organismi, siccome qua. È una cosa, tanto è vero che noi ci preoccupiamo anche di farci delle gite culturali per conoscere innanzitutto la nostra bellissima regione e poi di andare anche quando è possibile fuori con le regioni. Colgo l'occasione per dire che il giorno 3 ottobre, mi rendo conto degli impegni del sindaco, però gliene faccio l'invito adesso, noi il 3 ottobre andiamo in una gita culturale con organizzazione, tutto compreso, pranzo, guide, pisticci, Matera. So che Matera per tutti quanti noi è stata già vista, rivista, però vale sempre la pena. Questo è non so se il sindaco avremo questo piacere, però voglio dire, un posto per lui c'è sempre. E dicevo, allora su questa iniziativa, chiaramente è un tema ostico, un tema molto difficile. Sapete che negli incontri, nell'incontro che abbiamo fatto sopra, diciamo di cortesia, ma anche e soprattutto di piacere, perché poi Antonio, il sindaco, mi ha sempre trasmesso il fatto di dire non è un fatto formale che io voglio conoscere, voglio rivedere Mina Welby e Marco Marchese ed Elena Giordano, ma perché è proprio un piacere, diciamo, parlare di questi temi rispetto ai vari temi che chiaramente possono, diciamo, tenere impegnato una amministrazione, il sindaco, i temi quotidiani di una nostra comunità. E dicevo, qual è stata poi la scintilla che ad una ragazza di 21 anni, di 20 anni, ha giornata di scrivere un libro, voglio dire, di questa portata? Perché è vero che il libro, come diceva l'avvocato Pignanzaro, voglio dire, parte in cui ognuno poi si rivede perché ognuno di noi è stato ragazzo, adolescente, ha avuto i primi amori, ha avuto le delusioni, i rapporti, però poi alla fine viene trasportato dentro questo ragionamento che ti dà quasi come un colpo al cuore perché ti mette di fronte alla complessità della vita, in cui ti fa amare ancora di più la vita, anche se per non la stragrande maggioranza. Lo dico al mio amico Enzo Leone, il quale è stato anche lui, e domani avremo il piacere che lui ha organizzato la visita a Bracigliano di Mina Welby, in cui ci sarà un incontro al comune. Il quale Enzo dice: per la verità, la stragrande maggioranza della gente, diciamo, quantomeno non appalesa un sentimento di partecipazione. Invece noi abbiamo scoperto insieme a lui, insieme a Elio, a Filomena e a qualcun altro che ci ha dato una mano nella raccolta delle firme, che la prima novità, Carapina, quale pure lei, diciamo, è stata come avvocato sia come volontariato ma anche, diciamo, come ufficio di missione delle firme, la stragrande maggioranza delle persone giovani. Noi abbiamo avuto, io ho fatto questo tipo di statistica. Noi abbiamo una fascia di età, quantomeno nel caso San Severino, e Mina mi può correggere, in cui abbiamo avuto una partecipazione di ragazzi ventenni, i quali sono venuti in fila, ma senza nessuna chiamata. Io veramente, diciamo, per quei pochi che mi conoscono o per i miei concittadini, abituato al fatto della chiamata del politico voto, siccome io questa volta non ho chiamato nessuno, perché ritengo per una forma di rispetto, intanto per me stesso, ma soprattutto nei confronti degli altri e nei miei confronti, è una scelta talmente intima che uno non lo può dire, non l'ho detto neanche a mia moglie. Voglio dire, se uno vuole firmare, firma. Non è una questione di fare una cortesia a Enzo Palacio, a Alfonso Caiaroli, cioè è una questione di una scelta. E noi abbiamo avuto una partecipazione attiva in quei 4 sabato che abbiamo avuto la possibilità
in cui l'amministrazione comunale ci ha dato il consenso di mettere il banchetto durante le ore di isola pedonale, noi abbiamo avuto una partecipazione attiva di molti ragazzi. Abbiamo avuto anche su questo, caro Sindaco, abbiamo potuto fare anche un piccolo censimento, abbiamo visto che la nostra cittadina, comunque nel periodo estivo ci sono molti nostri concittadini che non hanno più la residenza ma che comunque ritornano. E abbiamo avuto anche molti non residenti, però nel caso San Severino, oppure con le loro prole, con moglie, mariti, diciamo, acquisiti, che vivevano, diciamo, la fine del dopo Ferragosto a Mercato San Severino. E in questa iniziativa mi è venuto spontaneo, lo devo dire, non per piacere, organizzare un incontro di questa portata come tema, impegnare due amici che vengono da 300-400 chilometri, Marco Marchese, Angiona, Mina Welby, noi l'abbiamo definita la nostra trottola, perché l'altro ieri stava a Vicenza, ieri è ritornata a Roma, stasera sta qui, stasera è nostra, diciamo, ospite per notte qua, domani brasiliano, poi non so qual è il suo programma, domani pomeriggio andremo a Salerno, poi partirà per continuare questo giro. E dicevo, come era quasi naturale pensare al nostro concittadino, al mio amico Alfonso Ferraioli. E perché? E perché Alfonso Ferraioli, come me, come noi, da tempo, caro Sindaco, cerca di vivere l'associazione e cerca di far vivere un associazionismo. Rispetto ad un'idea comune in cui basta formare, poi alla fine si fa poco, si fa tanto. Credo che Alfonso, voglio dire, abbia avuto questo merito, che in questi anni ha sempre toccato dei temi che impattano, che collimano con questo tema qua. Anche perché, ahimè per lui, ma per fortuna, è stato un attore protagonista. Ponce è un trapiantato di reni che non è rimasto, anche perché forse ha la possibilità, questa voglia, questo spirito, avendo anche la possibilità, mi rendo conto, di non essere soltanto un ricevente, ma di essere un ricevente che ha iniziato una battaglia culturale per far sapere qual è l'importanza della donazione d'organi. E in questo, chiaramente, era quasi, diciamo, d'obbligo chiamare Alfonso, che devo dire, quanto l'ho coinvolto, è stato contento, però giustamente ha voluto sapere tutta una serie di situazioni. E io ho detto, Alfonso, vedi che noi su questa iniziativa noi possiamo creare una condizione affinché il nostro territorio, preso anche da mille problemi come l'Italia, anche da per alcuni versi da alcuni segmenti di allontanamento da alcuni temi, noi dobbiamo continuare a fare questi tipi di iniziative. Tu perché lo stai facendo da anni, io perché l'ho fatto e nel mio vissuto da rappresentante istituzionale, ma soprattutto adesso, diciamo, come membro di una associazione larga, io credo che il Mercato San Severino si debba ritagliare quantomeno per 2-3 appuntamenti all'anno, e su questo, ripeto, noi, per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, ma soprattutto per me, devo dire che ho trovato massima disponibilità, anche in una situazione pesante finanziaria, ma massima disponibilità da parte del signore dell'amministrazione comunale sopra. E su questo credo che, diceva Alfonso, noi 2 volte all'anno, 2-3 volte all'anno
tu hai già un tuo programma, noi dobbiamo marcare Mercato San Severino, far conoscere Mercato San Severino per alcuni temi che non sono prettamente di tipo locale, ma sono di temi di tipo nazionale, io oserei dire di tipo mondiale. Perché il fatto della donazione delle donne e il fatto del fine vita, che vuol dire, per quanto mi riguarda, amare doppiamente la vita, non pensare di essere pro morte, ma di essere quelli che vogliono vivere, perché c'è un detto, caro sindaco, ma che è una massima molto, molto efficace. Bisogna aggiungere vita agli anni e non aggiungere soltanto anni alla vita. Io credo che su questo messaggio noi abbiamo iniziato questo percorso di raccolta di firme, perché sappiamo che, o bene o male, il Parlamento deve essere stimolato affinché, diciamo, noi possiamo considerarci un paese civile che mette, che dia la possibilità al cittadino di avere la possibilità di scegliere. Non è un obbligo, ma bensì è una scelta che il cittadino deve essere messo in condizioni. Grazie. Ricordate queste parole, poi dopo le riprenderemo. Amore. Amore, sono stanco, vado a dormire, piccola mia, ti amo, come nient'altro al mondo, e ti amerò per sempre, prenditi cura di te. Il saluto istituzionale da parte del sindaco, io voglio organizzare questo, penso di organizzare in questo modo, praticamente con interventi molto leggeri, molto snelli, di modo che ci facciamo proprio una chiacchierata, l'aria fresca, l'aria aperta con la fontana, il rumore della fontana, un ambiente veramente eccezionale, veramente bello, abbiamo questa fortuna e godiamocela. Sindaco, a te un breve saluto istituzionale, poi dopo ti riprenderemo nell'interno dell'argomento. Ok, grazie. Innanzitutto buonasera a tutti. Consentitemi di fare un ringraziamento particolare all'associazione Fare Comune di Enzo Farace. Noi con lui abbiamo iniziato già delle iniziative pre-Covid, insomma, perché lo spirito era anche quello di animare e sollecitare un po' il pensiero all'interno della nostra comunità su temi che andavano sia nella direzione dell'interesse locale, ma perché no anche nella direzione dell'interesse universale. Diciamo, lui ed Alfonso sostengono due temi davvero che non hanno categoria, non hanno colore, ma sono due temi universali su cui probabilmente spesso si ha anche paura. Cioè, quello che accade a livello nazionale è esattamente riscontrabile a livello locale, cioè quando un tema diventa complesso e allora si cerca di non decidere. Il non decidere a volte può causare molti, molti più danni. Mi ricordo con l'esperienza che feci, insomma, seguendo Alfonso, che nacque un po' tipo questa rispetto al tema della donazione, addirittura andavamo a prendere i dati all'anagrafe su quanti donatori c'erano rispetto alle carte d'identità emesse, nel senso cercavamo di misurare qual era la sensibilità della popolazione rispetto ad un tema che probabilmente fino a quel momento, diciamo, non era di dominio pubblico. Infatti il dato che Enzo esprimeva nel suo intervento, insomma, è un dato molto incoraggiante e davvero lo ho appreso con un pizzico di entusiasmo, nonostante il tema non sia un tema felice, perché, insomma, sapere che i giovani, in modo particolare i giovani, si avvicinano a questo tema anche in maniera spontanea, diciamo, volendo allargare l'orizzonte, questa è la dimostrazione che probabilmente c'è una sensibilità di base e che va diciamo sollecitata per farla emergere. Quindi davvero ben vengano iniziative come queste e ripeto il mio ringraziamento ad Enzo per questa iniziativa,
ma anche per le altre iniziative che mi ha descritto e che ha in cantiere. Credo che oggi dovremmo cercare di creare nella nostra mente un nesso che dovrebbe diventare quasi naturale, cioè che dobbiamo uscire fuori dai perimetri, perché molte volte, diciamo, con una quotidianità molto più pregnante, con un'attualità che spesso, diciamo, occupa i nostri minuti, le nostre giornate, è difficile a volte avere anche pensieri di orizzonte, pensieri anche rispetto a temi che sembrano lontani, che purtroppo chiaramente possono riguardare ognuno di noi. Diciamo, è l'occasione di introdurre anche Nina Welby, a cui va il mio ringraziamento per la seconda visita presso il Comune di Mercato San Severino, e nell'incontro diciamo pre-convegno Mina dava dei dati che sono assolutamente, cioè, almeno per quanto riguarda, diciamo, la mia esperienza, la mia posizione, mi hanno sorpreso. Insomma, si parlava di 2.000-3.000 nuovi casi all'anno. Insomma, diciamo, non parliamo di cose molto recondite, ma sono cose su cui probabilmente è giunto il momento di prendere una decisione, di porre l'attenzione, ma soprattutto metterlo nell'agenda in maniera significativa. E probabilmente, diciamo, il tempo è questo, non si può più aspettare. Io per questo convegno è stata l'occasione per me anche di leggere, grazie ad Enzo che me l'ha fatto recapitare, il libro di Elena Giordano, edito appunto da Marco Marchese. Insomma, a parte mi consentite di fare i miei complimenti, il mio in bocca al lupo all'editore Marco Marchese, perché prima diciamo mi raccontava la sua esperienza in un piccolo borgo della Calabria, in cui lui fa tutto un altro lavoro, invece ha deciso di dare inizio a questa esperienza di casa editrice, ma a lui va più merito, insomma, perché sta avvicinando, sta sponsorizzando, sta promuovendo, perché sappiamo tutti che la difficoltà che soprattutto, diciamo, gli scrittori poco conosciuti hanno difficoltà, insomma, a pubblicare i propri libri. Invece lui sta facendo questo tipo di attività, seppur è una casa editrice giovane, insomma, nata da poco, insomma, ci raccontava che sono già 7-8 i libri che sono in cantiere per uscire. Tra questi c'è appunto quello di Elena Giordano, una ragazza giovane, ripeto, ho avuto modo di leggere il suo libro, poi magari insomma ritorneremo dopo. Però, collegandomi a quello che diceva Enzo Farace, nella lettura del suo libro mi ha colpito proprio diciamo l'ultimo detto che tu hai recitato, quando si dice quando hai detto appunto che bisogna aggiungere vita agli anni, non anni alla vita, no? E nella lettera che lei riporta integralmente all'interno del suo libro, ve lo raccontavo sopra, la cosa che mi ha colpito è che la lettera quasi quasi continuava a portarsi avanti, perché era un modo per aggiungere vita agli ultimi anni, agli ultimi attimi della vita. Insomma, per me è stata una lettura, perché devo essere onesto su questo tema, non ho fatto grandi letture, però devo essere onesto, per me è stata una lettura che mi ha colpito molto, mi ha sollecitato molto il pensiero, ma soprattutto mi ha aperto uno spazio di riflessione, che probabilmente questo è l'antitesi di un approfondimento, diciamo, molto più serio. E l'occasione è anche questa per avere maggiori informazioni, per cercare di ottenere anche diverse visioni. E quindi l'ultimo saluto va alla nostra, l'ho lasciata alla fine, la nostra concittadina, insomma, l'avvocato Pina Nazzaro, che chiaramente diciamo anche da un punto di vista professionale rispetto a questo tema sicuramente ci darà il suo contributo e ci consentirà appunto di avere il completamento di quella che è la visione di un tema che è sì difficile, che però va affrontato. Grazie. Grazie al sindaco. Io direi un libro utile ad una nobile causa per la libertà. Io gli direi così a questo libro, lo vedo. No, gli parlo di tu sei un libro utile a una nobile causa per la libertà. Mina, accade che ti arriva un libro, no? Lo leggi
E come dici tu stesso, Enzo balzo dalla sedia. Mi dici una cosa che ti ha colpito in modo particolare, che ti ha fatto sobbalzare dalla sedia. Allora, prima di tutto era la freschezza del racconto, poi l'età. Non era nemmeno maggiorenne. 17 anni. E scrivere una cosa del genere, allora, all'inizio sì, era un libro di una ragazza e poi mi si è chiesto... Scusa, Mina, non svegliamo troppo del libro, io ci voglio andare un po' una volta, piano piano, okay. No, io ti ho voluto pensare questo, poi vai, assolutamente. E poi, naturalmente, arrivare a un momento dove la storia fa un sbalzo. E questo veramente è stato un colpo molto molto forte. E in modo particolare le ultime pagine, io non riesco a capire come tu abbia fatto a descrivere il dolore di una ragazza che sapeva di essere abbandonata perché è morto il tuo amore. Per me non era stato così, però logicamente molte volte io vengo in contatto con persone, con tante persone, e lì in quel momento quando tu racconti il dramma profondo della ragazza che a un certo punto, Alice mi sembra che si chiama, Alice Elena, perché io ti mettevo sempre come se fossi tu che racconti di te stessa. Avere questa forza di raccontarti in questa maniera, questo per me è stato veramente non lo so come dire, una cosa, un miracolo, perché non potevi inventarti una cosa del genere. Forse hai sentito, forse da giornali, storie, e ti sei immedesimata. Beh, gli scrittori sanno fare tante cose, anche quelli che raccontano favole devono inventare, devono cercare di tirare fuori anche di se stessi, immedesimarsi nel loro personaggio. Forse tu hai fatto questo, non lo so, io penso che sia stato questo. E per me non era stato così, perché io avevo lottato con Pier Giorgio fin dal 2002, in modo particolare quando lui aprì un forum, eutanasia, la buona morte. Questa parola ci spaventa, a me ha spaventato. E forse sarà il motivo del nazismo, e infatti molti che sono contrari al fatto della morte legalizzata, dell'eutanasia, sono contrari proprio per questo motivo. Però la buona morte, la dolce morte, una morte non è mai dolce perché è sempre uno strappo, un andare via, un lasciare la vita, un cambiamento veramente molto profondo della persona. Quando c'è la morte non ci siamo più noi. Ecco, io credo che quando abbiamo cominciato a lavorare su un forum dove Pier Giorgio diceva tutto silenzio, come nel deserto dei Tartari, io che sono un terminale, io vorrei morire. Sveglia, radicali! Lui ha
svegliato le persone, e io credo che questo urlo svegliatevi ha avuto un eco ed è arrivato fino ad oggi, ma nessuno lo sapeva. Era un lento marciare, un lento lavorare mio, suo, e poi quando lui non c'era più abbiamo continuato nell'associazione Luca Coscioni a vedere come poter fare per andare avanti, perché c'erano delle persone che ne avevano bisogno, dove si cercava già di fare le cure palliative, venivano già praticate dagli anni 90 in Italia, pochi lo sapevano, si provava. E io mi ricordo quando mio suocero stava male, il papà di Pier Giorgio, quello era ancora negli anni 90, Pier Giorgio ancora stava abbastanza bene, non era ancora tracheostomizzato, abbiamo chiamato questi medici, sono venuti, hanno guardato, ma poi non si sono visti più, perché lui stava ancora abbastanza bene, però noi volevamo che fosse preso in carico. Papà poi alla fine è morto nel 98, però non in cure palliative, ma aveva una morte veramente di abbandono, di solitudine. E questo non deve succedere, questo assolutamente non deve succedere a nessuno. Oggi noi possiamo, perché Pier Giorgio già allora aveva chiesto al Comitato Nazionale di Bioetica, era nel novembre del 2002, aveva chiesto al Presidente del Comitato Nazionale di Bioetica, Francesco D'Agostino, di dare un là al Parlamento, almeno di fare una legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, cioè il testamento biologico. Che cosa vuol dire? Cioè dove una persona può lasciare scritto per il momento, quando non sarà più capace di intendere, di volere e di esprimersi, come vuole essere curato o non più curato, e lasciato morire in tranquillità e come essere accompagnato. Francesco D'Agostino gli rispose immediatamente, espresse ammirazione per la sua pacatezza, perché Pier Giorgio non ha mai spinto con forza e con urli eccetera, mai, ma con precise parole, e gli disse: ma se noi facciamo una legge simile andiamo su un piano scivoloso e andiamo verso la morte assistita, cioè verso l'eutanasia. E Pier Giorgio disse: no, questo non è possibile, io chiedo questo ma non voglio ancora l'eutanasia, perché nessuno me la può dare, non abbiamo ancora una legge, anzi abbiamo il codice Rocco. E così le cose andarono avanti, lui arrivò fino al 2006, il 2006 lui non ce la faceva più e voleva terminare la sua sofferenza, perché non aveva più muscoli, il torace non si apriva più nonostante si insufflava d'aria attraverso la tracheotomia, e per lui era veramente un dolore pazzesco in continuazione dover vivere in questa situazione. Implorò Marco Cappato. Marco Cappato stette a quei tempi nel Parlamento europeo e gli disse: tu conosci i medici del Belgio, vai a cercare qualcuno e chiedigli se io non potrei avere la morte assistita. E Marco Cappato disse: sì, però non puoi andare in Belgio, perché possono farli soltanto i belgi in Belgio. La stessa cosa era in Olanda.
Proprio nell'anno 2001 e 2002 questi due paesi ebbero una legge sull'eutanasia, cioè dove il medico poteva iniettare una sostanza a un malato gravissimo in condizioni assolutamente non più sopportabili. E qui poi piano piano le cose negli anni si sono ancora più approfondite e oggi ci sono anche persone che possono chiedere di morire soltanto anche per stanchezza, specialmente in Olanda. Questo da noi qui è impensabile. Oggi noi non abbiamo ancora una legge. Dopo Pier Giorgio, allora Pier Giorgio poi ha avuto un medico che lo ha aiutato alla fine. Nel 2006, il 20 dicembre, venne il dottor Riccio che si è offerto ad aiutarlo a togliergli il ventilatore dopo averlo sedato. Questo è permesso e lo permette anche il Catechismo Cattolico. Già allora diceva, articolo 2278, lo potete andare a vedere sul Catechismo Cattolico, quando un malato non sopporta più delle terapie, non sono più utili per la sua salute, e lui può rinunciare. Non vuole così provocare la morte, ma accetta di non poterla impedire. Nonostante questo, Pier Giorgio non ha avuto nemmeno il funerale in chiesa che avevo chiesto, appunto perché la mamma di Pier Giorgio l'avrebbe voluto. Questo è stato un grande smacco, questo è stato anche una cosa, forse perché Pier Giorgio era un radicale e lui da radicale aveva chiesto una cosa del genere. Poi le cose piano piano sono andate avanti. Dottor Riccio è stato prosciolto perché lui è stato accusato dal giudice delle indagini preliminari, è stato condannato come omicida del consenziente, articolo 579, che noi adesso col referendum, con le firme, vogliamo cambiare, dove veramente una persona possa essere aiutata a morire quando è capace di intendere di volere, maggiorenne e affetto di grave malattia. Ecco, questo è il motivo per cui c'è appunto questa raccolta firme. E io devo dire una cosa. All'inizio, quando le persone le prime volte mi incontravano per strada, ma tu come potevi lasciare morire tuo marito? Come potevi aver condiviso la sua richiesta? E io gli dissi, leggete l'articolo 32 della Costituzione, dove la persona può scegliere anche di essere sollevata, nessuno può essere costretto a terapie che non vuole. E lui era stato costretto, perché nella rianimazione dove ce lo portai, perché stava tantissimo male, aveva un'insufficienza respiratoria grave, e io speravo che i medici lo sedassero, invece no. Con tutto che c'era scritto la sua diagnosi, distrofia muscolare che non è guaribile, quindi avrebbero potuto semplicemente sedarlo e lasciarlo morire. Io tante volte mi dico, Felix culpa, una colpa felice la mia di averlo portato in rianimazione, perché se non l'avessi fatto, io oggi non sarei qui, sicuramente no. Lui sarebbe morto tranquillamente, io sarei forse su in Alto Adige da qualche parte, sarei la pensionata e forse avrei firmato, non so se ci sarebbe stata questa raccolta firme oggi,
sarebbe andato tutto diversamente, perché proprio in questo affare, si può dire, Marco Cappato, anche lui è ancora completamente inesperto su questo. Abbiamo cominciato tutti a camminare, ognuno passo passo, sempre accompagnato dai consigli dei giuristi, i nostri avvocati. Sì, no, questo non lo potete fare perché sareste colpevoli, potreste fare così, cosa? Dovete, avevamo tre avvocati che Pier Giorgio aveva mandato dal giudice civile a chiedere che il medico palliativista che lui aveva prima di Natale, nel 2006, che gli chiedesse, che lo costringesse a sedarlo e lasciarlo morire in sedazione. Sedato non avrebbe sentito, perché la sedazione è come quando uno fa un'operazione, non è fare morire in questa maniera, ma la morte sarebbe avvenuta perché non respirava più. Questo era il motivo. Il giudice che cosa ha detto? Sì, il malato ha ragione, lui ha questo diritto di rinunciare a questa terapia che per lui è inutile, però non c'è una legge, e la legge non c'era, e la legge però adesso c'è, la 219, dove c'è espressamente detto che un malato può rinunciare a un trattamento sanitario, certo, con cure palliative e sedazione profonda. Io 2 anni fa ho accompagnato una donna che non aveva la tracheotomia, cioè non aveva la ventilazione artificiale, ma aveva la nutrizione artificiale. Quindi lei voleva rinunciare a essere nutrita. Io le dissi, guarda, è tosta, perché se tu sei abbastanza ben nutrita, non sei grassa, però fin quando tu hai consumato tutte le tue energie, tutto quello che hai dentro il tuo corpo, chissà quanti giorni passano. Infatti sono passati 41 giorni e questa donna è morta aiutata dalla sorella e dalla mamma, perché nell'hospice dove lei aveva chiesto aiuto non l'avevano riconosciuto il suo stato di Locked-in, cioè di paralizzata a metà del corpo, non l'avevano riconosciuto come malattia, ma uno stato fisico. Ma che vuol dire uno stato fisico? Mica stava bene. E poi specialmente se tu cominci a digiunare, a non mangiare più, a essere non più aiutato con specialmente i liquidi, ti mancano, e allora vai veramente in gravi difficoltà, vengono dolori, vengono depressione, viene veramente di tutto e di più. Non è stata aiutata, è venuta un'amica della sorella, una dottoressa, che poi le ha fatto delle sedazioni, ma specialmente solo col Valium e altri medicamenti simili. Ma lei avrebbe avuto bisogno della sedazione profonda e quella non l'ha avuta. Ecco, vedete, queste sono le differenze. Quindi io ringrazio veramente tutti voi che siete qui, e anche delle vostre firme chi l'ha lasciata. Ma ricordatevi, anche se avremo tantissime firme, anche se supereremo anche 1 milione, che temo che sia così, non basta, perché poi bisogna andare a votare e deve essere la metà, almeno la metà, di quelli che hanno il diritto al voto più uno. Ognuno di noi pensi di essere quel uno che manca. Se
se manca quel uno in più della metà, il referendum è nullo. Beh, io spero davvero che siano tanti i cittadini che vadano a votare, perché o sì o no, vincono certamente il sì per il cambiamento. Non devono essere tutti sì, questa metà dei votanti, ma l'importante è che votino. Poi la maggioranza dei sì, e quello è quello che vale. Noi Mina, ti vogliamo veramente ringraziare, vorremmo stare qua per tutta la notte anche ad ascoltare queste grandi lezioni di vita che vengono da te, veramente, veramente un applauso con il cuore. Poi sicuramente nel momento del referendum cercheremo nel nostro piccolo di esserci assolutamente e di dare tutto, perché guardate, è inutile che il bigottismo mi venga a dire la vita non è nostro, è nostra, eccetera. Questo è un altro aspetto. L'aspetto principale è che noi viviamo in un ecco, proprio in questo periodo noi sentiamo parlare tanto di libertà, no? Ma questo è un paese laico e ognuno di noi deve avere le stesse libertà. Applicare, votare una legge del genere non sta a significare che è obbligo di tutti fare questo percorso, ma avere tutti la libertà di scegliere della propria vita è fondamentale. E adesso fermiamoci un attimo e ripassiamo alla nostra autrice. No, fino adesso l'abbiamo fatto tacere, io gliel'ho detto, tu assetto là e stai zitto e non parlo. Non mi permetto. Allora, io voglio ritornare a parlare di quella parola magica, dell'amore. Tu mi devi spiegare, Elena Giordano, tu mi devi spiegare. Non dovevo stare zitto. Adesso puoi parlare, ti autorizzo a parlare. No, perché mi devi spiegare questo libro, ma proprio, guardate, è una macchina che tira fuori amore. Tenete presente le cose che fanno come i popcorn, che escono quello, così esce l'amore. L'amore esce proprio, invade tutto. Ma come hai fatto a scrivere d'amore e trasmettere così questo messaggio dell'amore? Che domanda difficile, perché già sarebbe difficile chiedere che cos'è l'amore in generale. No, ma io non parlo, ecco, quell'amore, l'amore che esplode dappertutto. Allora, diciamo che il libro tratta varie tematiche, tra cui l'amore, proprio perché la vita nasce con l'amore, il libro nasce con l'amore. Inizialmente l'amore che Alice trova per Emanuele, che si rivelerà più un'infatuazione, più un'infatuazione, perché comunque quando si è giovani il primo amore, cioè non si parla mai di primo amore, si parla sempre di infatuazione. L'amore per Alice infatti sarà Edoardo, che sarà un amore maturo. Edoardo farà crescere emotivamente, culturalmente anche Alice, infatti si trattano anche tematiche d'arte, viene citato Caravaggio, questi qua. La domanda è... Che cos'hai? Tu hai parlato di Alice. Alice, te l'ho detto già prima, Alice ha... questo personaggio mi ha appassionato. Io con 40 anni in meno l'avrei cercato dappertutto all'Alice, ma cosa accomuna Elena? Qualcosa deve accomunare allora, con all'inizio Alice. All'inizio del libro Alice sono io, quindi la descrizione di Roma sono le storie che ho vissuto quando abitavo a Roma. Anche le visite, comunque le emozioni, soprattutto il rapporto con la nonna ispirato ai dialoghi che io avevo con mia nonna. E quindi l'inizio, sì, c'è questa attinenza. Per la fine, diciamo che è stato tutto un susseguirsi di emozioni che ho provato mentre scrivevo. Infatti molti mi dicono come si fa a scrivere un libro.
Non ho preso appunti, non ho fatto mappe, cioè, la storia si è creata mentre io la creavo, quindi così come si è creato l'amore tra Alice e Edoardo, è stato naturale mentre scrivevo. Cioè, ma quel personaggio di Alice, così anche schiva, anche un po' indecisa, l'amore per la famiglia, il piacere di andare a mangiare dalla nonna, ecco, io vedo te in Sì, quella quello sì. luce. Allora, io quando ero Ci stiamo piccola. conoscendo adesso, ma già guardandola in faccia, insomma, io vedo te. Allora, diciamo che io sono cresciuta in una famiglia giù in Calabria e qua si sa che l'affetto per la famiglia viene prima di tutto. Quindi sono cresciuta con due bisnonne, con due nonne, quindi sono stata forse anche stimolata a raccontare la mia esperienza infantile. E poi dialoghi, ovviamente sono dialoghi maturi quelli con la nonna, che forse sarebbero stati dialoghi che io avrei fatto con mia nonna a quest'età. Quindi è stato, infatti il libro comunque nasce durante la pandemia, mentre tutti cercavano vie di fuga, ad esempio chi si cimentava con l'arte culinaria, chi si appassionava alla lettura, la mia fuga è stata la scrittura. Infatti dialoghi dei personaggi, ero io con dialogavo con dei personaggi della mia mente, quali poi ho potuto trovare me stessa, diciamo, creando Alice. Cioè, rileggendo quello che fa Alice, ho capito chi sono io, però più o meno, diciamo, ho fatto una autolettura spirituale quando ho finito il libro. Sei una gran bella persona, una Grazie. gran brava ragazza, complimenti. E te lo dice uno diversamente giovane. Siamo tutti giovani dentro. Anch'io sono Marco, vecchia dentro, per no, esempio. Marco, ma dimmi un po', ti è arrivata questo viso così dolce, con questo testo, che poi prende quelle strade, ecco, una domanda simile a quella di Mimì, che cosa ti ha fatto saltare sulla sedia? Anche un tema, poi alla fine si evolve l'amore, poi si evolve un amore in un tema così forte, ecco, che cosa ti ha fatto saltare dalla sedia? Magari raccontaci qualche piccolo e breve episodio, ecco, che poi l'ha preso sotto la nostra Elena. È nostra ormai, dai. Volentieri. Allora, io sono, quando mi è arrivato il manoscritto di Elena, no? Naturalmente si chiamano, continuano a chiamarsi sempre manoscritti, ma presso la casa editrice non arrivano più, insomma, i fogli di carta, arrivano quindi le email, oppure può arrivare un WhatsApp, oppure può arrivare, insomma, quasi tutto quanto in formato elettronico. Comunque, è arrivato il manoscritto di Elena, non annunciato. Quindi io stavo nel mio studio, allora in mezzo al solito lungo elenco di email, arriva Elena Giordano che non mi scrive però un messaggio nel corpo della lettera. Non lo so se l'ha fatta apposta oppure no, ma mi ha scritto tutto nell'oggetto. Voi vedete l'email, oggetto, quello che è, e poi uno scrive nel corpo del messaggio quello che uno vuole dire. No, lì mi ha scritto tutto nell'oggetto e qui già questo qui mi aveva un po' catturato, aveva catturato l'attenzione, no? E quindi leggo questo oggetto e dico, ah, vabbè, presento un manoscritto, va bene, lo metto lì, ci ritorno dopo un paio di giorni, lo leggo quasi tutto d'un fiato e faccio veramente un salto sulla sedia e dico, caspita, questa è una storia che va pubblicata. Va pubblicata perché... Adesso naturalmente non vi svelerò nulla sulla trama, anche perché per chi volesse, io ho portato un po' di copie dei libri, poi alla fine della presentazione, vedete, c'è il tavolino lì dove potete fare due cose. Chi vuole portarsi le emozioni di Elena a casa potrà acquistare il libro e magari chiedergli anche una dedica, e chi a piacere potrà anche firmare per il referendum sull'eutanasia legale. Ho detto, ma questo libro va pubblicato per quale ragione?
Il libro incomincia con una storia che ti porta nell'adolescenza di Alice. È apparentemente sempre un libro adolescenziale, no? Però è simpatico, è curioso, perché siccome tutti siamo stati adolescenti, tutti abbiamo avuto, voglio dire, la nostra giovinezza, delicatamente Elena ci porta nel mondo di Alice, quindi nella sua adolescenza, in questa freschezza giovanile, quello che accade, che poi è quello che è accaduto a tutti noi. E poi però, come si diceva prima, a volte accade che, e quindi la storia prende una via completamente diversa. Si intuisce l'epilogo all'inizio, quindi il pubblico è già preparato, sa come finisce la storia, però succede poi dopo quella cosa che nessuno poteva immaginare e prevedere. E allora nei commenti che arrivano via WhatsApp, via Messenger, via Facebook, e molti dicono proprio: io alla lettura di questo libro mi sono commosso, mi sono commossa, scendono le lacrime. È un libro, a mio avviso, che Elena ci ha regalato in un momento assai opportuno. Naturalmente il tema che tratta non l'abbiamo assolutamente nascosto, tratta il tema del fine vita. E perché un momento opportuno? Un momento opportuno perché si interseca con questa iniziativa dell'Associazione Luca Coscioni, con la vita di Mina e di Pier Giorgio Guelbi, in un periodo storico dove stanno accadendo delle cose straordinarie. Di solito noi siamo abituati a valutare quando accadono le cose straordinarie, se ne parla la nostra Signora TV, perché partiamo dal presupposto che la dieta mediatica dell'italiano medio è quella a tavola preponderante, la pasta, sono i carboidrati, quella mediatica è fatta di televisione, poi è fatto di qualche giornale, poi è fatto di alcuni libri, ok? E in mezzo adesso prepotentemente c'è naturalmente internet, ci sono i social network. Allora, questa rivoluzione che sta accadendo in questi mesi in Italia, forse non tutti se ne sono resi conto, perché appunto la TV non ne ha parlato, i grandi partiti non ne hanno parlato, ma c'è un esercito di 900.000 persone che hanno firmato il referendum per legalizzare l'eutanasia. A me questo mi fa correre un brivido lungo la schiena, perché io mi ricordo 12, forse 13 anni fa, uno dei primi tentativi per legalizzare l'eutanasia, e c'era la raccolta di firme non per il referendum, figuriamoci che ci vogliono almeno 500.000 firme, era una proposta di legge di iniziativa popolare, che per presentarla in Parlamento ce ne vogliono almeno 50.000, un decimo. E io mi ricordo, qui a Mercato San Severino conoscete sicuramente dove si trova Praia Mare, è un po' lontano da qui, però nota località di nord Tirreno Cosentino, e lì sul corso con un gruppo di altri compagni radicali aprimmo il tavolo, c'era il gazebo, raccogliemmo in 6 ore solo 23 firme, una miseria, ok? Però c'era un signore che sarà passato 30-40 volte a braccetto con la moglie, e ogni volta che passava cercava di passare il più vicino possibile e ci diceva le peggio cose sottovoce. Adesso io non ve le ripeto per una questione di eleganza e di educazione. Ci insultava proprio nel peggio modo. Ha fatto questa operazione 30-40 volte. Ci è mancato soltanto che ci sputasse in faccia. Oggi, stranamente, no, c'è un motivo, ripeto, in meno di 3 mesi, in 2 mesi e mezzo, 900.000 persone hanno firmato questo referendum. Perché? Innanzitutto perché ognuno di noi ha cominciato a prendere coscienza attraverso le proprie esperienze personali. Penso che in tutte le famiglie ci siano delle persone che abbiano sofferto, che soffrano, e che abbiano
passato l'esperienza della malattia grave, della malattia inguaribile, e quindi questo è un dato. Poi c'è un altro elemento, io penso che il concetto della, cioè la paura che prima o poi per tutti la vita finisce e si trasforma poi in base alla propria indole personale, se uno è credente, non è credente, diversamente credente, ci sono, diciamo, le varie possibilità che si possono aprire. Io credo che non sia tanto importante questo elemento, ma la presa di coscienza delle persone comuni dell'inutilità della sofferenza, quella che praticamente ti fa stare a letto, ti fa rantolare e che è inutile. Ed è questo che ha spinto 900.000 persone nella totale più assoluto silenzio da parte dei grandi organi di informazione, dei grandi partiti e della televisione. È stato sufficiente. I social network, il passaparola. Tu apri un tavolo, non ci sono più quelle persone che passano 30-40 volte che ti insultano nel peggio modo, ma ti aspettano, tu annunci un tavolo. Io vivo in un borgo che si chiama Cleto, 900 elettori abituali, 120 firme, più delle straordinarie, più del 10% della popolazione. Ma se l'associazione Coscioni avesse avuto tutti gli altri partner la possibilità di mettere 2, 3, 4, 5 volte in più i tavoli per strada, le firme sarebbero state 2 milioni, 3 milioni probabilmente. Questo è il punto. E c'è un altro dato. L'Italia che cambia, l'Italia che prende coscienza di alcune cose, l'Italia che è diversa dalla politica che sta in Parlamento, che arranca, che fa fatica a rispondere alle esigenze, alle istanze delle persone attraverso le leggi. E l'Italia della gente comune è diversa, è un'Italia che sta più avanti, altrimenti in meno di una settimana, sappiate che si raccolgono le firme anche per legalizzare la cannabis. In meno di 7 giorni, novità assoluta delle ultime settimane, si può anche firmare online con SPID o carta d'identità elettronica o firma elettronica. In meno di una settimana 460.000 firme, è straordinario. Questo rimarca ancora una volta di più quest'Italia che cambia, quest'Italia che della gente comune che è molto più avanti rispetto ai partiti, quest'Italia che vuole dibattere su temi importanti. E qui non è una questione del sì, del no, se sei d'accordo o non sei d'accordo. Abbiamo bisogno di conoscere queste cose, abbiamo bisogno di dibattito, abbiamo bisogno di parlarne come stiamo facendo adesso e di confrontarci. Abbiamo bisogno di difendere queste iniziative perché, come diceva prima Mina, le firme sono solo la prima parte, poi la Corte di Cassazione le conterà, poi la Corte Costituzionale ne vaglierà la costituzionalità e quindi deciderà se ammettere al voto il referendum oppure no, e poi ci sarà il problema di superare il quorum, come diceva Mina. Per essere validato questo referendum dovranno andare a votare il 50% più uno degli aventi diritto. Ecco. Tutto è partito dal famoso salto sulla sedia, poi la vita ti porta in queste cose ad intersecare le esperienze, e allora mi sembrava giusto pubblicare questo libro perché è un libro opportuno ed è un libro che è nato nel momento giusto, con una piccola casa editrice, ahimè, Elena, se ero la Mondadori era un'altra cosa, lo so. E quindi la mia casa editrice è nata poco meno di 2 anni fa, si chiama Officina Editoriale d'Acleto, e ho voluto mettere proprio questo nel nome, ho voluto mettere proprio il termine officine per dare proprio il segno delle cose che nascono con artigianalità, perché nelle officine che si creano le cose in modo artigianale e nelle officine che ogni tanto si riparano le cose. E nelle officine che ogni tanto le cose arrivano e si trasformano in un'altra cosa ancora. E io sono veramente lieto, onorato di avere Elena Giordano fra le mie autrici. Sono grato alla mia amica Mina Guelbi,
che ha voluto scrivere a questo libro la postfazione, e sono grato naturalmente a tutti voi per il tempo che ci state dedicando stasera, e sono grato al sindaco Somma, ad Enzo Farace, alla città di Mercato San Severino per questa opportunità. Davvero grazie per essere qui, grazie davvero. E allora noi adesso procediamo con un altro punto. Giuseppina Nazzaro, nella sua funzione della sua professione di avvocato, ci dirà molto brevemente, ovviamente, un suo commento sul libro Questo non si discute, e sotto gli aspetti legali, ecco. Anche se molti li hanno pochettino marcati già, ma diamo un senso di professionalità con te. E resterò anche in un ambito non estremamente tecnico per molte piane. Certo. Allora, partiamo dal presupposto che io sono orgogliosissima di essere una cittadina italiana, però inevitabilmente talvolta bisogna pensare e dire perché in Italia certe cose stanno sempre a margini, si cerca sempre di far finta che certe cose non esistano, tipo per esempio l'argomento di cui stiamo trattando, argomento che il Parlamento non ha voluto assolutamente al momento considerare perché è scomodo sicuramente, e anche perché diciamo che tutti pensano, sono poche le persone interessate a questa tematica, mica deve succedere a me come tante cose. E invece, come ci ricordava la signora Welby, purtroppo addirittura ci sono circa 3.000 casi l'anno di persone che possono essere interessate all'eutanasia. Qui parliamo di persone che purtroppo, o per malattia o per gravi incidenti o altre motivazioni, sono affette da patologie che purtroppo non miglioreranno, incurabili, e che causano, oltre a portare avanti una vita priva di dignità, ma anche una vita piena di dolore. E dobbiamo dire che per arrivare dove siamo arrivati, e anche a richiedere appunto il referendum, a portare avanti il referendum, è stato fatto da, secondo me, eroi. Perché eroi? Perché addirittura sono costretti a lottare per ottenere una legge giusta e per cercare di smuovere un Parlamento che fa orecchie da mercante, proprio queste persone affette da queste gravissime patologie e i loro familiari, cioè persone che indirettamente vivono questa tragedia, si devono preoccupare di fare leva sul Parlamento che non legifera, oppure addirittura dopo che hanno aiutato il proprio caro a morire in maniera dignitosa, a spegnere quelle sofferenze, sono costrette sia durante la malattia o durante diciamo questa vita poco dignitosa, sia dopo, a portare avanti dei processi che durano decenni, che inevitabilmente durano decenni in questo Stato, che purtroppo ha una giustizia eccessivamente lenta. Allora, noi ci troviamo in uno Stato di diritto dove non è il precedente che deve far decidere sul caso successivo, ma dove ci dovrebbe essere una legge certa da applicare, e nel caso di specie non c'è. Sono decenni che questi eroi lottano per cercare di ottenere questa legge che manca, e secondo me per il momento, se non c'è un referendum che passa come questo, che non va a decidere, non va a creare la legge certa, non va a creare la legge che va a disciplinare quello che può accadere, ma è soprattutto provocatorio, apre dei vuoti che devono essere necessariamente colmati dal Parlamento, e quindi lo devono smuovere per forza. Oggi è appunto la magistratura che, applicando la nostra Carta Costituzionale, che è stracolma di principi veramente meritevoli, di
sono dignitosi, rendono l'Italia effettivamente una nazione che vale la pena di essere abitata e vale la pena di essere, tra virgolette, stimata, dei principi fondamentali che grazie a questi principi hanno permesso a questi eroi di portare avanti queste battaglie e vincerle. Perché mancando la legge, oppure esistendo un complesso di norme penali, quali l'articolo 579 e l'articolo 580 del codice Rocco, che se applicate nel caso di specie, a questa povera gente li faceva andare in galera per anni, cioè è prevista la reclusione fino a 16 anni. I magistrati, ben applicando invece la normativa costituzionale, hanno fatto in modo di non appunto far recludere queste persone, però abbiamo trovato dei magistrati intelligenti che hanno applicato la Costituzione al di sopra ovviamente di queste leggi, così come va fatto, ma comunque con una moralità superiore. Ma non dimentichiamo che questa gente però, che ha vissuto delle tragedie, è stato anche costretto a portare avanti dei processi penali a suo carico per anni, con costi anche ingenti, voglio dire, sofferenze non soltanto interiori, ma anche a livello proprio comunitario, patrimoniale. Allora, a questo punto, andando nello specifico per far capire bene quello che accade e quello che è accaduto, e la signora Welby l'ha vissuto in prima persona, pensiamo a lui. Allora, qui siamo in presenza di persone che non sopravvivono, ma persone che vivono a 360 gradi la loro vita. Luca Coscioni, affetto da questa malattia incurabile, uno stato degenerativo fino alla fine dei suoi giorni, ha lottato, tanto è vero che la signora presiede l'associazione Luca Coscioni. Pier Giorgio Welby che allo stesso modo, una persona che io vedo, cioè io l'ho immaginata solare, una vita colorata, un personaggio intellettualmente superiore alla media, giornalista, poeta, pittore, voglio dire una persona che ama la vita, vede la vita a colori, per arrivare al punto tale di desiderare la morte. Che significa? Significa che effettivamente era arrivato a un punto tale di sofferenza, di vita talmente poco dignitosa, che gli lasciava desiderare la morte alla vita, cioè una persona che viveva la vita fino in fondo, a 360 gradi, una vita piena di colore, una persona che è spinta invece a desiderare la morte, cioè fa capire come a un certo punto la pietas cristiana si deve fare avanti. E quindi è il Parlamento, onestamente, che deve farsi avanti e disciplinare, dare un assetto normativo anche in queste situazioni così importanti. Non voglio essere cruda, però per far capire quello che accade, noi affezionati ai nostri animali, il nostro cane, ad esempio, se sta malissimo, noi che cosa facciamo? Lo portiamo dal veterinario e lo facciamo abbattere, ma non perché non amiamo il cane. È un paragone estremamente crudo, però va fatto, perché alla fine è questo, cioè noi dobbiamo fare in modo che queste persone possano decidere e dobbiamo fare in modo che anche i familiari abbiano quell'aiuto e quella tutela normativa che gli permetta, che permetta loro di assistere fino in fondo pacificamente, dignitosamente queste persone, e poi di non portare avanti processi infiniti sia durante la vita di queste persone e sia oltre la vita di queste persone. Allora, se noi pensiamo ad esempio a quello che è accaduto a Pier Giorgio Welby, meno male che ha avuto la fortuna di incontrare questo medico che gli ha permesso di fare una morte dignitosa e priva di sofferenze. Pensiamo invece a quest'altra donna che per 41 giorni, pur di morire, è stata privata di acqua, è stata privata di cibo. Cioè, questa donna è morta dopo 41 giorni, ma in uno stato straziante. Cioè, noi non possiamo permettere tutto questo, assolutamente. Allora, la lotta che hanno fatto queste persone
ha fatto in modo che per l'appunto venisse creata la legge 219 del 2017. Allora, noi pensiamo un attimo che questo medico che ha aiutato Welby a morire, ha aiutato in che senso? Semplicemente interrompendo i farmaci che prendeva, che assumeva, e semplicemente sedandolo. Lui ovviamente è stato indagato per omicidio del consenziente, articolo 579 del codice penale. Omicidio del consenziente, che è oggetto del referendum, e che lasciate che vi leggo un attimo, l'articolo 579 del nostro codice penale dice che chiunque cagiona la morte di un uomo col consenso di lui, è punito con la reclusione da 6 a 15 anni. Cioè, questo medico rischiava fino a 15 anni, oltre che ad essere radiato dall'albo, perché questo povero uomo comunque ha avuto un procedimento disciplinare che lo avrebbe potuto portare alla radiazione dall'albo, comunque ha avuto un processo penale che lo poteva portare alla reclusione fino a 16 anni. Soltanto per aver applicato la pietas cristiana, voglio dire, cioè soltanto perché si è mosso contro un assetto normativo che il Parlamento non vuole stravolgere e non vuole praticamente non vuole legiferare in una materia così delicata, e sappiamo anche perché in Italia è delicata, cioè voglio dire. Si tutela la vita perché qualcuno ce l'ha donata e non la si può togliere sempre perché qualcuno ce l'ha donata. Ed è per questo sicuramente che in Italia non si legifera, si cerca di evitare la legiferazione. Per il caso di Luane Anglaro, voglio dire, questa ragazza piena di vita che in seguito ad un incidente stradale viene ridotta in uno stato vegetativo, la famiglia, in particolare il padre, ha fatto di tutto per cercare di curarla, di farla migliorare, ma era una malattia degenerativa, e lei era un vegetale, priva di capacità di intendere, di volere, priva di qualunque cosa, priva di vita, un corpo morto. Il padre ha fatto di tutto, sia con la medicina ordinaria, sia con cure non riconosciute, non c'era più niente da fare. Dopo decenni che aveva questo vegetale, ma immaginiamo questo padre, la sofferenza di questo padre, consapevole di avere un corpo morto dentro un letto, una figlia che invece era piena di vita. Ancora qui superisce la magistratura. Come? Allora, nel caso Welby si è potuto non applicare l'articolo 579, quindi il medico non è stato condannato perché? Perché da un lato il medico non aveva fatto assumere al signor Welby nessun farmaco diretto che lo portasse alla morte. Ma lo ha soltanto sedato e gli ha soltanto sospeso il trattamento terapeutico. Unito a questo, però, c'era manifestamente la volontà del signor Welby di desiderare la morte, di desiderare la fine della vita. La magistratura, sussistendo questi due presupposti, ha potuto non applicare l'articolo 579. Nel caso di Eluana Englaro, invece, la volontà della ragazza non poteva essere raccolta. Perché? Perché la ragazza, in seguito all'incidente stradale, non era più capace di intendere di volere, cioè era un vegetale in un letto, non poteva manifestare la propria volontà. Come ha sopperito la magistratura? E questo non è corretto, perché la magistratura non deve legiferare, la magistratura deve applicare la legge. In questo Stato, voglio dire, abbiamo un potere esecutivo, un potere legislativo, un potere, la magistratura, un potere giudiziario. Il potere giudiziario deve giudicare e deve applicare la legge. Nel caso di specie non lo può fare, perché il Parlamento non legifera.
Nel caso che ci occupa, quindi, doveva trovare un modo per non condannare il padre di Eluan Englaro, che poteva andare in carcere, quindi poteva, era soggetto, poteva essere appunto condannato alla reclusione fino a 16 anni. Cosa ha fatto? Come trovare la volontà di Eluana senza che questa la potesse manifestare? Come l'ha trovata? Con delle prove testimoniali, cercando l'espressione della volontà di Eluana nelle persone che la conoscevano. La magistratura ha ritenuto, infatti, che Eluana, se fosse stata in vita, non avrebbe mai accettato di sopravvivere in questo modo. E quindi, fortunatamente, ritenendo di avere comunque acquisito la volontà dell'incapace di intendere e di volere, non ha condannato il padre di Eluana. Fortunatamente, dopo la morte di Eluana nel 2017, per l'appunto, uscirà la norma, la legge 219, con la quale finalmente verrà introdotto il testamento biologico. Che significa testamento biologico? La possibilità per tutti i cittadini italiani di scegliere, nel caso in cui per l'appunto ci ritroveremo in futuro, quanto mai remoto, la speranza che ciò non succeda mai, in uno stato di pura vegetazione, oppure, in uno stato sì di pura vegetazione, perché, oppure appunto in uno stato di estrema sofferenza, di patologia incurabile e degenerativa, il poter scegliere da prima con testamento biologico, ovvero poi, laddove non si è appunto fatto il testamento, ma si possa esprimere la propria volontà, decidere di non esasperare i trattamenti terapeutici, di interrompere i trattamenti terapeutici, cosa che prima non si poteva fare. Passaggio ulteriore è quello che in Italia non è stato fatto, ovviamente, e cui speriamo si volga, si arrivi al più presto possibile, quello della possibilità dell'ausilio nella morte, la possibilità appunto di decidere di morire e di inocularsi o farsi inoculare un trattamento che ci porta alla morte. E praticamente voglio ricordare il caso recentissimo di Geo Cabo e quindi poi il processo a Marco Cappato, e che poi è anche quello che succederebbe ai genitori di Edoardo nel libro di Elena. Praticamente qui non basta decidere sospendere il trattamento terapeutico. Allora, a parte che, oltre ad essere poco dignitoso, cristianamente è inumano pensare che una persona debba morire così come è morta la signora che ci ha raccontato, la signora Welby. Cioè è inumano pensare che non si possa inoculare a un moribondo, che non si possa dare una sostanza che lo porta alla morte, e che debba morire soffrendo come un cane. Perché? Perché in Italia ciò non è permesso. E allora che cosa succede? Che si scappa, così come scappano i cervelli all'estero in Italia, oggi si fa in modo che la gente debba andare all'estero per trovare la morte, così come è successo al DJ Fabbo. E nel caso che ci occupa invece l'articolo 580, cioè l'istigazione o l'aiuto al suicidio. L'articolo 580, che è quello per il quale è stato processato Marco Cappato. Marco Cappato è il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni ed è la persona che ha portato DJ Fabbo in Svizzera affinché avesse questo farmaco e lo aiutasse, che lo portasse alla morte. Allora, l'articolo 580 del codice penale recita: chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito se il suicidio
con la reclusione da 5 a 12 anni. Quindi Marco Cappato, per aver accompagnato DJ Fabbo in Svizzera, rischiava fino a 12 anni di reclusione. Per averlo accompagnato, questo è tutto, per averlo accompagnato. Perché? Perché in Italia non si può portare nessuno a morire, è istigazione o aiuto al suicidio. E quindi è indispensabile che il Parlamento legiferi, oltre ad avere fatto questo minimo sforzo con il testamento biologico, oltre ad avere fatto questo minimo sforzo con la possibilità, con il rifiuto del soggetto al trattamento terapeutico, deve fare questo ulteriore salto, e cioè quello di autorizzare, permettere al soggetto di essere aiutato a morire. Allora, io ritengo che la Costituzione italiana, per l'appunto, come ho detto prima, sia piena di principi elevati, eccelsi, principi che dovrebbero essere insegnati ai bambini sin dall'asilo, principi che permettono di aiutare queste famiglie a fare tutto questo. Perché? Perché se da un lato l'articolo 32 della Costituzione sancisce il diritto alla salute, e quindi il diritto per ogni cittadino e non che si trova chiunque si trovi in Italia ad essere curato se sta male, per contro ci sono gli articoli 2, l'articolo 13, cioè i diritti inviolabili dell'uomo, la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, tra cui il diritto alla libertà. Ognuno deve essere libero non soltanto di vivere ma anche di morire. E se decide di morire, sicuramente non si deve uccidere da solo, voglio dire. Nel momento in cui si trova in una situazione indegna, non dignitosa, una vita non dignitosa, una vita non dignitosa perché ci si trova a vivere con una malattia oppure in seguito ad un qualsiasi incidente, in uno stato vegetativo poco dignitoso, che pieno di sofferenze che non possono essere curate, migliorate, e allora è anche giusto che lo si aiuti a morire. Io penso di essere stata esaustiva e non voglio deviare ulteriormente. Molto, molto chiara. Ecco, allora adesso noi passiamo un'altra volta ad Elena, perché mi piace questo passaggio. In fondo Elena, l'ho detto dall'inizio, parla d'amore, parla di emozioni, parla di sentimenti in questo libro, lascia ovviamente, non entra nei meandri legali delle leggi, delle, cioè è giustamente integrati questa sera, in questa meravigliosa serata fatta in questo modo, in cui abbiamo visto gli aspetti morali, aspetti legali e aspetti emozionanti, con a volte accade quando andate via, a volte accade che potete anche prenderlo il libro, ve lo consiglio onestamente, mi permetto di farlo. Però esiste anche un altro aspetto che Elena ha trattato in questo libro, quell'aspetto di ipocrisia. Magari questo lo si accetta tacitamente, come una volta si accettavano le famose vammana, e poi però non doveva esserci la legge per l'aborto, però si poteva andare in modo clandestino. Qua si ci può ammazzare. Quando non ce la faccio più, mi ammazzo, mi suicidio, così dopo non mi fanno entrare in chiesa. Lei ha parlato di un regista, ce lo dici tu questo passaggio del libro? Allora, il regista in realtà è stato un suggerimento del mio editore Marco, perché avevo dedicato appunto un capitolo al ricovero di Edoardo, no? Quindi ho fatto un po' uno spoiler, vabbè. Praticamente quando Edoardo si ritrova in ospedale, diciamo che c'è sempre la presenza di Alice, quindi gli porta gli appunti di scuola per non perdere l'anno, come per dargli fiducia, cioè tu sei qua, tu ancora stai vivendo, continua a vivere con me i giorni d'amore che ci rimangono.
raccontando la storia di Edoardo in ospedale, al mio editore appunto è venuto in mente di omaggiare, cioè abbiamo voluto insieme omaggiare appunto il regista, e in questo caso, dato che è stata una tua idea, dire di passarti il microfono. Beh, naturalmente la nascita di un libro è un lavoro articolato, di conseguenza questo si compone naturalmente di un manoscritto, di un editing, quindi c'è, io ho fatto un po' l'editor di Elena, proprio per sviluppare. E l'omaggio al regista è stato doveroso, no? Perché è proprio una rappresentazione plastica di quello che vivono tante persone che si trovano nel vicolo cieco della malattia inguaribile, quando arriva quel momento che uno deve arrendersi e non c'è più niente da fare. E ci sono purtroppo alcune persone, siccome la legge in Italia è quella che è attualmente, quindi impedisce eutanasia, suicidio assistito, abbiamo lo strumento, abbiamo alcuni strumenti, ma non tutti. Solo recentemente è stato conquistato lo strumento del testamento biologico, un po' più indietro nel tempo le cure palliative, che sono rimaste per tantissimi anni però sulla carta. E abbiamo le cure palliative, ma per tantissimi anni le persone bisognose di queste cure non hanno avuto accesso. Ci sono intere regioni in Italia dove non esistono gli hospice, quindi le strutture specializzate per queste persone. E allora che cosa accade? Accade che ci sono persone che si buttano dalla finestra, semplicemente questo. E questo non è giusto, è una cosa indegna, non è civile. Ecco perché abbiamo bisogno di questi strumenti. Strumenti che mettono le persone nelle condizioni di poter scegliere, perché naturalmente, come dicevo prima, la società è variegata, e quindi noi abbiamo una società che è composta da credenti, da diversamente credenti, da non credenti, da persone che la possono pensare nel modo più vario. E quindi non per ideologia noi dobbiamo pensare a delle cose che devono essere imposte a tutti, ma noi dobbiamo allargare le possibilità di scelta libera di ogni singola persona di poter decidere, disporre della propria vita e del proprio corpo. Ecco, da qui è nata questa esigenza di questo omaggio che è contenuto anche nel libro. E allora noi adesso ci avviamo alla conclusione, ovviamente certo. Molto brevemente ci avviamo alla conclusione. Nina, un tuo saluto al nostro pubblico, alla serata svolta, un tuo saluto telegrafico alla serata. Al pubblico, un saluto telegrafico alla serata. Io dico a tutti un grande grazie e poi... fate le vostre disposizioni anticipate di trattamento. Se avete a casa una persona anziana, accompagnatela con discrezione, con affetto, con amore, anche se non è malata, perché tante volte non si muore di malattia, ma di vecchiaia. E questa forse è la morte più naturale, ma è molto rara, è diventata rarissima perché oggi la vita viene aiutata con la medicina, con la chirurgia, che poi provoca degli stati fisici assolutamente insopportabili, e dove c'è poi bisogno di leggi diverse che ancora non ci sono nel nostro paese. E io veramente auguro a tutti voi che presto abbiamo questa legge. Io adesso, quando tornerò a Roma domani, sto già pensando a una cosa eclatante per costringere i parlamentari a discutere finalmente una legge sul suicidio assistito, sull'eutanasia, cioè sulla morte provocata da un medicinale
quando non c'è più altro da fare, perché tante volte le cure palliative si protraggono troppo a lungo e il malato è stanco e vorrebbe andare via. Lasciatemi andare. La morte aiutata, cioè per esempio in tedesco si dice Sterbehilfe, l'aiuto a morire, questo vuol dire. Questo può essere solo fatto con dolcezza e in casi dove le persone stesse possono sceglierla. Non può essere data a una persona che non la sceglie. Io non posso lasciare scritto io voglio morire aiutato da un medicinale. Questo non vale. Vale solo se io lo esprimo direttamente, come lo ha fatto DJ Fabo in Svizzera, come l'ha fatto Davide Trentini con me quando l'ho accompagnato. Ecco, io vi auguro però una buona vita e anche di andare via con leggerezza, anche sorridendo, anche essere accompagnati con dolcezza e felicemente, come dice Hans Küng, un prete svizzero cattolico, che dice la morte felice, parla della morte felice, e ve la auguro a tutti veramente. Grazie, come grazie. Sindaco, una pergamena, ve lo consegni? Il sindaco consegna una pergamena a Mina Welby con insieme a Enzo Farace. Salutiamo l'assessore Enza Cavaliere. Allora, l'amministrazione comunale di Mercato San Severino e l'associazione Fare Comune esprimono stima e gratitudine a Mina Welby per il riconosciuto impegno civico. Grazie. Grazie, è completamente immeritato, perché io questo lo lascio a Pietro Giovelli, all'associazione Luca Coscioni e a tutti quelli che ci aiutano, che sono oltre 13.000 persone che ci aiutano a portare avanti questo referendum. Grazie. Grazie. Allora, a Marco, già è stato su quel lato, l'editore. A Marco Marchese, ogni opera stampata ha una sua ombra che indica da che parte viene la luce. Quell'ombra è il segno dell'editore, Valentino Bompiani. In occasione della presentazione del libro, a volte accade che... Grazie. Grazie, grazie davvero. Grazie alla città di San Severino, al sindaco, all'amministrazione comunale. Allora, questa qua la volta... la foto... Vieni qua, vieni Elena. Scusa, vieni Elena, vieni. Vieni, vieni. Una cosa era a me, è la prima su questo libro, sì, guardate, è importante. L'ho detto che te lo facevo fare in pubblico. L'amministrazione comunale di Mercato San Severino e l'associazione Fare Comune ringraziano Elena Giordano, che nel suo libro A volte accade che riporta pagine intrise di emozioni, sensazioni e trasporto emotivo, descrivendo i vari stati d'animo dei protagonisti che affrontano la vita con rispetto dovuto alla stessa vita. Guardate, prima di lasciare... Hai visto, ero piccolina. Piccolino, perciò mi deve dire un'altra cosa, Elena, perché ha tutto il tempo davanti a sé per sognare. Però voglio dire un'ultima cosa sui suoi personaggi. Edo non voleva morire affatto. Edo voleva continuare a fare l'amore con Alice. Edo voleva andare a Fregene, ancora su quella spiaggia dove hanno fatto l'amore la prima volta. Edo aveva tutta la voglia indescrivibile di vivere. Ecco, poniamoci questa domanda. Allora, quando scrivi questo libro, generalmente io quando scrivo sogno, tu che cosa sognavi?
E si stanno realizzando sui tuoi sogni? Allora, io sognavo di viaggiare come ha fatto Alice, di visitare più musei possibili, io amo l'arte, e sognavo di scrivere, infatti nel proemio si vede Alice che cerca un foglio, una penna per poter raccontare la sua storia. Io penso che questo sia stato il mio sogno, questo è il mio sogno e spero di averlo potuto condividere con più persone possibili e spero in futuro di poterlo condividere. Quindi grazie mille. Grazie a te. Beati quei genitori e quei nonni con questa cara ragazza. Sindaco Enzo, fate voi la chiusura. Io vi lascio con la mia buonasera e sono stato veramente felice, Enzo, di essere qua. Grazie. Allora, prima di passare la parola ad Enzo, ovviamente per me da parte mia il ringraziamento innanzitutto ad Enzo Farace per aver scelto ancora la cornice del nostro comune, ma soprattutto per la capacità di fare sempre temi molto riflessivi, a volte anche molto complessi, però mi ha colpito l'ultima parte del racconto di Bina Nazzaro, insomma, che ha fatto un po' il quadro sì giuridico della questione, ma allo stesso tempo ha raccontato anche cose accadute. E mi chiedevo anche da amministratore locale, insomma, come si fa a continuare a pensare che c'è qualcuno che risolve andando in Svizzera, assumendosi anche la responsabilità di essere sottoposto ad un procedimento in Italia e poi questo procedimento si conclude sempre con l'assoluzione. Rispetto a questo credo che viva Dio che ci siano iniziative che solleticano l'attività da parte anche del nostro Parlamento, da parte dei cittadini che si impegnano rispetto al tema, ma probabilmente un'istanza che, a parte quella meramente numerica dei casi che ogni anno ci sono, insomma, è un tema su cui una società civile dovrebbe intervenire in maniera repentina, soprattutto cercando di portare soluzioni. Quindi grazie ad Enzo Farace, grazie ad Elena Giordano per la sua testimonianza, grazie come sempre a Mina Welby e perché no grazie ad Alfonso Ferraioli, insomma, che non fa mai mancare la sua presenza in queste serate. Grazie. Ok, io nel ringraziare l'amministrazione comunale di Mercato San Severino nella persona del sindaco e dell'assessore Enzo Cavaliere, credo che noi stasera dobbiamo andare via, come ha detto Mina, con il senso di leggerezza, perché noi non è che abbiamo parlato di morte, ma bensì abbiamo parlato della dignità della persona che deve vivere in vita sapendo che la vita è una cosa bella. In questo noi dobbiamo essere convinti e con queste nostre iniziative, soprattutto con il referendum che noi dovremmo andare a fare, dobbiamo stabilire un principio, che dobbiamo salvaguardare la libertà della scelta. In queste settimane in cui abbiamo fatto la raccolta delle firme, tra i vari incontri che noi abbiamo fatto, uno mi ha molto colpito. Un signore che è venuto disse: io non sono d'accordo, non sono convinto, ma firmo per dare la possibilità a tutti di scegliere. E credo che questa sia una cosa importantissima. Con questo auspicio e con questo augurio dico grazie a tutti quanti voi. Grazie signore.